Tantissimo, ovviamente io lo giro a tutte le componenti della società perché poi io sono l'espressione e il riferimento, però io penso a quelli che lavorano giornalmente e sono tanti quelli che ci danno un contributo a cui devo essere grato ormai da tanti anni. Pensiero anche a quelli che non ci sono più, ecco, perché ora quando si parla di un premio di 30 anni, io bisogna pensi da chi ci aveva accanto 30 anni fa. E mi hanno accompagnato ovviamente con passione, amicizia e dedizione e direi anche con tanto affetto perché ovviamente specialmente nei momenti difficili perché qui siamo a ovviamente pontificare un'annata bellissima come ce ne abbiamo avute tante in qui, ma ci abbiamo avuto anche momenti di grande difficoltà sotto tutti i punti di vista e io ho avuto delle persone speciali accanto, qualcuno non è più a Empoli, ha fatto carriera, qualcuno. Però ci sono anche tante persone che non ci sono più, ecco, che io ho avuto tanto da loro e non posso fare altrimenti che ricordarmene, magari non diciamo, un giorno mi piacerebbe scrivere un libro per tutti quelli che sono stati protagonisti, cioè gli allenatori, i direttori sportivi, però mi farebbe dedicare un libro a tutte le persone che mi sono state vicine. Anche persone più semplici che secondo me sono state decisive nei miei confronti, anche nel ritrovare spesso anche quell'equilibrio e quell'energia che magari la sconfitta ti toglie. E, insomma, ora per fortuna voglio dire, voglio ribadire il concetto che ora comincio ad avere anche un'età, ma sono circondato da diversi ragazzi giovani pieni di energia e entusiasmo come è giusto che abbiano alla loro età, come avevo io e magari insomma dove manco io ce l'hanno loro. Ecco, questo mi permette di pensare mediamente bene per il futuro e quando penso al futuro penso soprattutto a come stanno lavorando bene questi ragazzi giovani nel nostro settore giovanile. Ecco, io, oggi più di prima ho sotto controllo, l'ho sempre avuto sotto controllo i nostri giovani, le squadre, il settore giovanile, ma oggi più di prima ce l'ho ancora di più. Ho ancora forse il settore giovanile poi mi allontana anche un po' dallo stress della prima squadra in cui il risultato è, diciamo, decisivo per il presente e per il futuro. Quindi viene fuori più la mia vocazione, la mia passione e tutto ciò vedendo quello che c'è nel settore giovanile dal 2002 al 2010, pensate bene, dal 2002 al 2010, io penso 2002-2003 per esempio è una delle squadre più forti, dei gruppi più forti che si è avuto nella nostra storia. E ci sono diversi giocatori che faranno carriera importante, ma fino anche 2007 che il prossimo anno faranno per la prima volta un campionato nazionale e mi gratifica e mi inorgoglisce e mi dà un senso di ottimismo per la nostra società.